Direttore, siamo giunti oggi al termine della stagione per la primavera. La Roma oggi ha vinto e si è aggiudicata il pass per le Final Four, ma il campionato delle giallo-blu resta comunque ottimo. È stata la quarta volta negli ultimi 5 anni che si sono guadagnate l'accesso ai play-off. Sì, siamo contenti per la stagione, sicuramente, perché anche quest'anno abbiamo raggiunto l'obiettivo di qualificarci per le Final Eight. Peccato per come è andata, perché all'andata eravamo riusciti a tenere aperto il passaggio del turno, poi oggi è emersa la qualità che ha la Roma, di una rosa sicuramente molto competitiva e che ha dimostrato ancora una volta di essere la detentrice dello scudetto grazie alla rosa che ha e al tasso tecnico che ha. Grazie all'ottimo campionato svolto anche quest'anno dal Verona, l'anno prossimo si giocherà nel campionato di Primavera 1, la nuova formula con cui il campionato di Primavera femminile verrà giocato. Sì, il prossimo anno finalmente ci sarà la riforma del campionato Primavera, come nel maschile ci sarà Primavera 1 a Primavera 2 e grazie al piazzamento di quest'anno e ai piazzamenti anche delle stagioni passate abbiamo guadagnato questo pass, per cui sarà una bellissima sfida che ci porterà in giro per l'Italia, ma soprattutto sarà composta da tutte le migliori primavere dei nazionali, quindi farne parte credo che sia già un grandissimo traguardo per l'Hellas Verona. Ormai a fine stagione, qual è il suo pensiero generale su tutto il percorso fatto dal settore giovanile della Verona Women? Ma insomma, il nostro obiettivo è sempre quello di ogni anno crescere, migliorare la qualità del lavoro sul campo e migliorare anche le ragazze sia dal punto di vista fisico, anche caratteriale e anche dal punto di vista tecnico. Anche quest'anno siamo riusciti a fare uno step raggiungendo un po' le finali con quasi tutte le squadre, questo ci fa grande piacere e ci fa capire che siamo sulla strada giusta. C'è ancora tanto da fare, ma siamo fiduciosi e anche l'anno prossimo cercheremo di fare un passo in avanti per insomma farci conoscere in giro per l'Italia e far crescere sempre più ragazze con l'obiettivo poi di poterle vedere esordire un giorno in prima squadra.